Andiamo a chiudere nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Andiamo a fare il settimo giro. Noi praticamente andremo a ripetere il sesto giro e il settimo giro. Quindi andremo sempre a ripetere questi due giri per il totale della nostra maglia. Allora, il settimo giro lo cominciamo sempre facendo l'aumento qua. Come vi spiegavo prima, noi abbiamo fatto questo triangolino qua, che è questo, poi abbiamo fatto 1, 2 ed è questo, 1, 2. Adesso andiamo a fare questo, che è questo giro. Vedete che diventeranno 1, 2 e 3. In che modo? Facciamo 5 catenelle, che sono 3 catenelle per la prima maglia alta iniziale e 2 di separazione, 1 e 2. Prendo il filo e rientro nella stessa maglia. E sarebbe questo che noi abbiamo fatto. Prendo il filo, adesso vedete che io salto questo e vado qua. Quindi salto il primo foro e vado tra i due gruppi, ok? Vado qui, faccio una maglia alta, 2 catenelle, 1, 2, rientro nello stesso foro e faccio, vedete? È venuto fuori un altro triangolo, quindi adesso io ho fatto questo perché ho lavorato qua in mezzo. Adesso andiamo a fare il terzo, quindi prendo il filo, salto questo e vado direttamente nell'ultima maglia, perché nella prima e nell'ultima maglia noi andiamo sempre a lavorare dentro. Quindi andiamo a fare la nostra maglia alta, 1, 2 catenelle, rientro nello stesso foro e faccio il mio aumento. E vedete che noi abbiamo fatto questo. Vedete? Quindi va ad aumentare e in ogni giro, nel prossimo noi praticamente andremo a lavorare dentro nella terza catenella 5 catenelle, una maglia alta, poi farò una maglia alta qui dentro nel foro, 2 catenelle e un'altra maglia alta qui nel foro, poi andrò a lavorare in questo foro. Perché questo triangolo lo saltiamo, andiamo a lavorare qui e poi sempre nella maglia alta. Quindi andiamo sempre ad aumentare man mano. Qua sono 3, chiaramente qua, se qua sono 3, 1, 2, 3, nel prossimo saranno 1, 2, 3, 4 e successivamente diventeranno 5, perché si lavoreranno sempre così. 1, andiamo a lavorarlo qui. 1, andiamo a lavorarlo qui. E 1 andiamo a lavorarlo qui, quindi saranno 1, 2, 3, 4 e 5. Vedete? Qua 1, qua 2, qua 3, qua 4 e qua 5. E man mano andrà sempre ad allargarsi. Adesso chiaramente noi andiamo a fare praticamente a fare questo punto. Quindi cosa vuol dire? Facciamo 3 catenelle. È veramente molto molto semplice. Andiamo nelle 3 maglie alte, andiamo a lavorarle insieme, quindi esco da 2, vado nella prossima, esco da 2, vado nella prossima ed esco da 2. Adesso ho 4 punti sull'uncinetto e li chiudo tutti assieme. Finalizzo con una catenella, poi faccio una e 2 catenelle. Entro nel foro e faccio una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Vedete che noi stiamo facendo questo qui. Quindi quelli che noi andiamo a ripetere sono questo e questo. Nel prossimo giro ci sarà questo e poi ancora questo. Quindi è veramente molto semplice. E qui invece va avanti da solo perché andiamo ad aumentare ogni volta. Faccio 2 catenelle e anche qua vado a lavorare queste 3 maglie alte chiuse assieme. Quindi esco da 2, vado nella prossima, esco da 2. Vado nella prossima, esco da 2, chiudo tutto assieme, finalizzo con una catenella e poi faccio 1, 2 e 3. E di nuovo qui vado a fare gli aumenti, quindi entro nella maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, salto il foro e vado qui, una maglia alta, 2 catenelle, rientro nello stesso foro. E faccio una maglia alta. Quindi
Poi vado nell'ultima maglia alta e vado a fare sempre una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, 3 catenelle e poi andiamo a ripetere chiaramente tutto questo. Ok, allora adesso andiamo a contare insieme quanti giri ho fatto io. Contiamo direttamente dalla prima V che abbiamo fatto singola, in modo che riusciamo a capirci meglio su quanti giri sono andata a fare. Quindi ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 giri. Quindi in totale ho fatto 15 giri. Adesso, una volta che avete fatto questi 15 giri, voi vedrete che avrete appunto 5 lati, quindi avrete alla fine una punta, no? Ok? Perché chiaramente se voi mettete un lato in questa maniera con i due angoli da questa parte, avrete due lati che scendono così e poi due lati che scendono così. Ok? Adesso la parte sotto, chiaramente una volta che avete fatto questo, chiudete, tagliate il filo e ne andate a fare un'altra uguale. La prima cosa da dire. Una volta che ne avete fatti due uguali, e l'ho già fatti, mettete quello sotto, vedete che qua c'è il filo, quindi questo è il rovescio, perché questo è il diritto del nostro lavoro. Quindi il rovescio lo mettete verso di voi. Dopodiché l'altro rovescio, vedete che qua c'è il filo, lo mettiamo sotto, quindi rovescio contro rovescio, il diritto rimarrà dalla nostra parte, quindi quello che rimane aperto, e andiamo a sovrapporre i due lavori. Dobbiamo adesso andare a fare una chiusura, quindi dobbiamo andare a cucire le due parti, ma in che modo? Adesso, innanzitutto, una volta che abbiamo fatto questo lavoro di sovrapporre le due parti, contiamo 1, 1V, 2V e la terza V che è dunque sovrapponetela, quindi questa. Sulla terza V io vado a mettere, e quindi prima sulla prima maglia alta della nostra V vado a mettere un segnapunti. La stessa cosa, andiamo a farla di qua. Quindi noi contiamo 1, 2 e 3. Contiamo la stessa cosa sotto, 1, 2 e 3, la sovrapponiamo e qui nella prima maglia alta della nostra terza V mettiamo un segnapunti, perché questa parte deve rimanere aperta, nel senso che dopo dovremo andare a fare un altro lavoro su questa parte. Quindi adesso cosa facciamo? Giriamo qui dove abbiamo messo il primo segnapunti. E qui vedete che abbiamo l'altro angolo, ok? Quindi cosa facciamo? Innanzitutto dobbiamo prendere il nostro uncinetto. Prendiamo anche il filo e andiamo praticamente, noi qui abbiamo messo il segnapunti, qui vedete che c'è l'angolo, eh? Andiamo nell'angolo che c'è in fondo, entriamo con l'uncinetto proprio nell'angolo dove ci sono le due maglie alte separate da 2 catenelle, agganciamo il filo, facciamo una catenella con tutti e due i fili, così agganciamo bene, poi ne faccio un'altra da sola, vado nell'angolo qui dalla parte opposta e faccio una maglia bassissima, dopodiché faccio ancora una 2 catenelle, vado nel prossimo foro e faccio una maglia bassissima, una 2 catenelle, vado nel foro parallelo qui dietro e faccio anche qui una maglia bassissima, una 2 catenelle, vediamo se riesco a farvelo vedere meglio. Vado qui nel prossimo foro e faccio
una maglia bassissima, una, due catenelle e vado nel foro dietro, in quello grosso dove abbiamo lavorato adesso. Maglia bassissima, una, due catenelle, vado nella prima V. Vedete che entro qui e faccio una maglia bassissima. Una, due catenelle e vado nella prima V dietro. E faccio sempre una maglia bassissima. Una, due catenelle. Andiamo, vediamo un po'. Direi andiamo solo direttamente nei fori. Non so se andare qui o direttamente nella V. Andiamo direttamente nella V e facciamo una maglia bassissima. Una, due catenelle. E andiamo nella prossima V dietro, dove ci sono le catenelle di separazione, mi raccomando, eh. Poi una, due catenelle. Vedete che io qua non vado a lavorare, vado direttamente a lavorare nella V dove ci sono le due catenelle. Quindi vado qui e faccio una maglia bassissima. Una, due catenelle, guardo dietro nella prossima V e faccio la stessa cosa. E vado avanti a lavorare così. Per fino a chiudere l'ultima V prima del segnapunti. Sono arrivata alla fine del giro. Faccio le mie 2 catenelle. Vedete che vado pure nell'ultimo foro. Praticamente, allora, vediamo se riesco a farvelo vedere. Questo è l'ultima V. Quindi io entro anche nell'ultima V dietro. In questo modo. E chiudo. E in questo caso posso tirare e tagliare il filo e andarlo a nascondere. Perché io ho lavorato praticamente in tutte le V e questo vedete che è il risultato. Quasi la cucitura non si vede e a me piace molto, ho scelto questa proprio perché praticamente quasi non si nota. Adesso dobbiamo fare la stessa cosa dall'altra parte. Vedete che noi qui abbiamo sempre il nostro segnapunti. Qui abbiamo praticamente l'angolo, quello che si apre. Andiamo in fondo dove c'è l'altro angolo. Vedete come abbiamo fatto prima. Noi abbiamo lavorato dall'altra parte, in fondo di qui. Da qui a qui. Facciamo andare avanti il lavoro e la stessa cosa dobbiamo farla qua. Quindi dobbiamo andare a cucire tutta questa parte. Vedete che io qui ho un altro angolo che si apre, questo è dove passa tutto il busto. Quindi noi adesso andiamo dove abbiamo messo l'altro segnapunti, dove vedete che c'è l'angolo. Noi prendiamo dove c'è qui, andiamo in fondo a questo angolo e andiamo a fare la stessa identica cosa. Quindi andiamo a chiudere l'altro laterale. Partiamo sempre da un angolo, come abbiamo fatto prima. Prendiamo il nostro, agganciamo il nostro filo, facciamo una catenella con tutti e due i fili perché così almeno lo agganciamo bene. Poi facciamo ancora una catenella e andiamo a lavorare nell'altro angolo, ok? E facciamo una maglia bassissima. Ancora una, due catenelle, andiamo in questo foro, facciamo una maglia bassa, no, scusate, una maglia bassissima. Una, due catenelle, andiamo da questa parte, sempre nel foro successivo. Maglia bassissima, una, due catenelle, andiamo qui, facciamo una maglia bassissima, una, due catenelle, quindi tutto parallelo, eh? Tutto quello che fate da una parte dovete farlo dall'altra. Due catenelle e poi iniziamo a lavorare dentro nelle V. E chiudiamo sempre fino a qua. Dopo vi faccio vedere come continuare. Ok, come vedete noi abbiamo chiuso da una parte. E abbiamo chiuso dall'altra. Questa è la parte del busto.
Quindi noi torniamo qui all'altezza praticamente della nostra sopra il seno praticamente, no? Questa è la parte dove noi poi faremo uscire il braccio, il sottobraccio. Quindi abbiamo chiuso, una volta che abbiamo chiuso queste due parti, cosa facciamo? Riprendiamo il nostro filo. Andiamo pure a togliere adesso questo. Io partirei dal centro, qui così andiamo a nascondere anche il filo, dal centro della nostra chiusura. Quindi abbiamo detto. Allora, partiamo qui dalla maglia. Qui abbiamo chiuso, qui partiamo dal foro successivo, quindi dalla maglia alta successiva, agganciamo il filo, faccio chiaramente una catenella di... Ops, ho preso il filo sbagliato. Allora, ripartiamo. Qui abbiamo chiuso il nostro lavoro, abbiamo terminato con queste due. Questi sono i due fori di chiusura. Io vado qui nella maglia alta, quindi abbiamo detto. Faccio una catenella, questo devo metterlo via, una catenella con tutti e due i fili e poi vado avanti col mio filo normale. Faccio, rientro e faccio una maglia alta nello stesso foro, cioè una maglia bassa, scusate, mi sto impappinando. Dopodiché vado nel foro successivo, nella prossima V, e vado a fare due maglie basse, una e due. Vado al foro successivo delle due V e faccio una. Neanche così mi piace.